Buonasera da Marco De Luca e benvenuti al TG Nord. Ieri sera è stato presentato il libro edito postumo dell'ex capo della polizia Antonio Manganelli alla presenza dell'ex ministro dell'interno Roberto Maroni. Sentiamone allora un ricordo. Un ricordo personale di Manganelli, qui tutti hanno un po' ricordato i momenti, chi la notte, chi il momento dell'interrogatorio, lei cosa ricorda in particolare? Un rapporto di amicizia, di collaborazione straordinaria e di tante giornate e serate passate insieme a discutere delle misure da prendere per catturare i latitanti, per combattere la mafia, per sequestrare i beni ai mafiosi. È stato un periodo di 3 anni molto intenso e credo anche molto utile e con risultati particolarmente significativi. Stile investigativo particolare che è presente anche nel libro? C'è uno stile di Manganelli che coincide con quello investigativo? Sì, lo stile dello sbirro, come diceva lui, di un poliziotto che era diventato capo della polizia, ma che era appunto un poliziotto, sapeva di che cosa parlava, ecco. E spero, mi auguro che il prossimo capo della polizia sia di nuovo un poliziotto. Prima cosa, la DIA Malpensa, il centro di nucleo di informativo di Malpensa, in consiglio se ne è parlato ieri, vogliono chiuderlo, si farà qualcosa? No, non bisogna chiuderlo, ieri il consiglio ha approvato una mozione che impegna il presidente sottoscritto a rappresentare questa questione al governo, cosa che farò. Chiamerò il ministro Alfano, il presidente del consiglio, dirò loro che il presidio DIA di Malpensa non deve essere chiuso, punto.